Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Avanti Livorno. Gli Amaranto tornano alla vittoria con il 3-1 conquistato a Santa Croce contro i Mobiliari Ponsacco e conquistano la vetta della classifica, seppur in compagnia di Tau, Figline e soprattutto Grosseto. Anche i maremmani non falliscono e vincono infatti in casa contro il Saravezza. Adesso l'obiettivo è già puntato sull'impegno di domenica, l'Armando Picchi, quando alle 15 arriverà il Sansepolcro, squadra che ha incontrato diverse difficoltà in questo inizio di stagione. Tanta carne a fuoco, comprese purtroppo anche brutte notizie dall'infermeria, con Bartolini che è costretto a finire sotto ferie, stagione per lui verosimilmente finita. Vado però adesso subito a presentare gli ospiti che ci faranno compagnia questa sera. Parto come sempre dalla mia destra, dove dopo una settimana di assenza per turnover, Nove. riprende il suo posto Jacopo Morelli di Livorno 24. Ciao Ciao a Jacopo. tutti, oh, sono giovane ma c'ho anch'io Devi problemi, rifiatare anche te, devi capito? Devo rifiatare. rifiatare anch'io, ciao a tutti. Torna poi nei nostri studi Mauro Martelli, atleta di indoor rowing, presidente di Sportlandia, mental coach. Mauro, tutte volte te lo dico, mi fai perdere troppo tempo a fare tutti i titoli che hai. Ciao Mauro, è un piacere averti con Ciao, noi. ciao, buonasera a tutti. Torna poi anche Nello Di Batte, presidente del club Il Campanile. Ciao Nello, è un piacere. Buonasera a tutti, meno male, insomma, Livorno ora, anche se è in coabitazione, perlomeno si respira aria altura, Che è da un po' che non altura. Era un po', respiravamo. vero? Andiamo subito a vedere la classifica, anzi, Alessandro, prima i risultati in regia, eccoli subito sovrappressione. Possiamo vedere Livorno, abbiamo detto, nell'anticipo di sabato ha espugnato il campo di Santa Croce contro il Ponsacco per 3-1. Poi Montevarchi, Cenaia 1-1, Givi Borgo Poggibonsi 2-1, Grosseto e Saravezza 2-1, Orvietana, Follonica Gavorano 0-0, Pianese, San Giovannese 3-1, Real Forte Querceta, Trestina 1-0, San Donato Tavernello Figline 0-0 e il Tau ha espugnato il campo del Sansepolcro con un sonoro 4-0. Sappiamo subito anche la classifica a seguire. Qui per me però la vedo molto 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 piccola. Anziano. Comunque vediamo un po' se riusciamo. A comando 7 come dicevamo in apertura Tau, Livorno, Grosseto e Figline. Seguono a 6 Pianese, Saravezza, Ghiriborgo, poi 5 Follonica Gavorano, 4 per Cenaia, poi Trestina, Poggibonsi, Real Forte Querceta, Sansepolcro a quota 3, Aquila Montevarchi e San Donato a 2. Chiudono poi Orvietana, Mobiliari Ponsacco e San Giovannese con un punto. Ce l'ho fatta, spero di non aver sbagliato la vista, per ora Esame perfetto. mi sostiene. Jacopo, prima di entrare nel vivo di quanto ha fatto il Livorno, analizziamo un po' questo turno, cosa ha detto e cosa dice questa classifica. Sono solamente 3 giornate, però magari qualche indicazione, seppur molto parziale, può darla. Per ora comunque è una classifica abbastanza corta, no? Soprattutto quando si esce dalle prime 5 posizioni. A me è sorpreso il Tau che comunque ha fatto dei risultati abbastanza, no? Impressionanti. E poi dice che c'è un Livorno che è rinato rispetto alla squadra dello scorso anno, questo abbiamo già detto tante volte, però anche ora contro il Ponzacco sul campo di Santa Croce ha dimostrato di essere una squadra che sì, magari ha qualche piccola difficoltà, che poi magari la porta a prendere un gol in apertura con qualche distrazione, però poi riesce sempre a rispondere senza problemi a una qualità offensiva che ha un peso rilevante su tutto il resto della squadra e sul campionato. Jacopo è subito entrato nel vivo, no? Sei entrato subito nel vivo andando ad analizzare la prestazione degli Amaranto di sabato scorso a Santa Croce. Mauro, una prestazione importante, nonostante in apertura, come diceva anche Jacopo, ci sia stata forse qualche difficoltà di troppo, però a Livorno ancora una volta in rimonta ha portato a casa 3 punti. Sì, abbiamo visto un Livorno con tanto carattere, tanto cuore, un entusiasmo che non si vedeva da un bel po' di tempo. E anche la partita precedente, quella con Grosseto, acciuffata proprio all'ultimo Next secondo, però tutto cuore, tutto volontà, quindi questo fa ben sperare per il proseguo del campionato. Però è anche una squadra molto attrezzata, il centrocampo e l'attacco credo che sia la parte più forte, cioè, sicuramente in attacco siamo più strutturati di tutti gli altri, credo. Centrocampo purtroppo con Bartolini out definitivamente è una perdita non indifferente. Speriamo che Luci possa agguantare e tenere i livelli di domenica che sono stati veramente eccellenti. Per il resto c'è un po' da lavorare, però fa ben sperare tutto.
Nedo, dice Mauro, Livorno con tanto cuore, effettivamente gli Amaranto in queste prime settimane di lavoro hanno fatto vedere un carattere che lo scorso anno non si intravedeva nemmeno lontanamente. Quest'anno, da questo punto di vista, è tutta un'altra musica. Siamo Sì, ora naturalmente, all'inizio, ovviamente, con tutte le cautele del caso. stiamoci cauti Certo. perché, sai, perché poi il proseguo del campionato vedremo davvero com'è la situazione. Ho visto un Livorno, diciamo, anch'io volitivo, dovessi dire di aver visto il gioco che piace a me, francamente a volte no. Perché ma è comprensibile, la squadra è tutta nuova, quindi ci devono sempre integrare i meccanismi, però insomma indubbiamente il fatto che abbia risalito il gol che aveva subito e poi abbia dimostrato di essere molto opportunista, perché abbiamo fatto un paio di gol proprio in maniera. Ecco, quello che è mancato, secondo me, sono le azioni. A me piacciono i gol, mi piacciono quando vengono su quelle azioni che smarcano l'attaccante e si va magari anche a porta libera. E questi due gol sono su due azioni, ma abbastanza così, no? Per cui aspettiamo un momentino, ad ogni modo bisogna essere contenti perché non è facile assemblare una squadra subito, io l'ho sempre detto, le squadre non si costruiscono dall'oggi all'indomani, nemmeno con i soldi, le squadre hanno bisogno di tempo e il fatto che già ora questi ragazzi dimostrino di competere a questa maniera è confortante. Nel frattempo a video vediamo le immagini proprio della partita di sabato con il Ponsacco che si è portato il primo vantaggio. Jacopo, commentiamo anche questa situazione, poi vediamo anche i gol del Livorno. Svantaggio che è nato da un'indecisione fra Biagini e Ronchi, ecco, che lettura dai, si poteva fare meglio Biagini, poteva fare meglio Ronchi dal vivo, che sensazione ha avuto? Ma dal vivo la sensazione che abbiamo avuto io e te è che Livorno era un po' lungo, no? Anche c'era troppa distanza forse nei primi minuti tra difesa e centrocampo e infatti il Ponsacco poteva far male per diverse volte, in diverse occasioni con le ripartenze e qui c'è stata secondo me una mancanza, a parte di comunicazione, di corsa all'indietro compatta tra difesa e centrocampo, poi però anche c'è stata una mancata comunicazione tra il portiere, tra Biagini e Ronchi perché sicuramente Ronchi correva, no, con Panattoni, se non sbaglio, si chiamava il 9 del Ponsacco vicino e quindi lui aveva quella pressione, si aspettava l'aiuto di Biagini in uscita, non è arrivato perché Biagini ha avuto, non so, Un attimo di esatto, decisione. è stato indeciso, forse il rimbalzo del pallone aveva preso male le misure dell'uscita e quindi qui, vedi qui, Ronchi teneva Panattoni, qui forse doveva uscire Biagini, infatti. Poi parlando anche con Favarin, no, ci ha fatto capire che comunque lì il portiere poi deve uscire, chi prende prende, l'importante è chi prende la palla, no? Quindi sì, la responsabilità sicuramente è di tutta la squadra perché prendere un lancio così, essere troppo scoperti è stato nocivo, però poi lì Biagini comunque ha diciamo, la maggior parte della colpa, fra virgolette, di non essere uscito. Diciamo la prima indecisione comunque di Sì. una parte iniziale di stagione positiva da parte del giovane portiere Amaranto. Poi Alessandro, se riusciamo ad andare avanti anche con le immagini, così vediamo anche i gol degli Amaranto che hanno ribaltato la situazione. Prima, eccole qua, questa dovrebbe essere l'azione che poi porta al primo gol della formazione Amaranto con Cesarini. Poi ricordiamo la rimonta completata da Cori e infine il gol alla fine di Bellini. Qui vediamo fra l'altro Luci, che qui è stato Sì. determinante nel recuperare il pallone. Jacopo, anche lui, come tutta la squadra, ha forse sofferto parecchio, soprattutto nella prima mezz'ora, poi il Livorno è venuto fuori e anche il capitano è venuto fuori. Sì, sono d'accordo. Secondo me abbiamo visto che ha provato a prendere anche lui le misure, no? Con i compagni in campo, la prima titolare in questa stagione. E come tutti, alla fine aveva fatto un po' di fatica a trovare il ritmo di questa partita. Però poi Livorno è una squadra corale, no? Come viene fuori uno, viene fuori un altro e quindi tutta la squadra poi ha cominciato a ingranare la marcia e Luci in mezzo al campo si è visto, è Luci che da tanto non vedevamo, lo scorso anno non era colpa sua perché comunque era circondato da, secondo me, comunque compagni di squadra un po'
demotivati, invece quest'anno abbiamo visto che anche questa risposta di Luci, no, in campo fa capire che ha una squadra attorno a lui, bravo, che gli dà fiducia e che comunque può fare cose importanti. Qui invece, Mauro, vediamo il gol di Cori, alla prima con la maglia del Livorno, subito in rete. Qui è bravo l'ex attaccante dell'Alessandria a sfruttare ogni decisione della difesa di casa, però dimostra di avere il gol, no? Sì, però c'è stato anche un fraseggio, eh? Esatto, sì. Quindi qui c'è stata un'azione costruita. Diciamo che il pallone sembrava lungo, poi ottimo livello. Un po'... no, cioè, la parte finale è stato bravo Cori. Sì, però c'è stato un bel fraseggio e se si guarda bene, insomma, non è così scontato, cioè, in Serie D vedere un livello di fraseggio in maniera precisa, con poi Cori che ha fatto un allungo e una conclusione di categoria superiore. Però complimenti per come è andata proprio l'impostazione dell'azione. Nerdo, sull'attaccante anche quest'estate non abbiamo parlato tanto, poi è arrivato proprio Cori, che impressione ti ha fatto alla prima? Lui me l'ha fatta buona, perché sai, chi ha giocato a pallone lo sa che la porta, non è facile sentire dove la porta. Lui sembrava che era girato, ma sapeva dove era la porta, e questo è importante, vuol dire che l'attaccante è abituato a fare gol, e quindi era quello che ci voleva, francamente, no? Se continuasse così, allora il Livorno poteva andare parecchio avanti, insomma. Era quello che ci mancava, la ciliegina sulla torta. Ora, io non so, vediamolo per qualche altra partita, ma c'ha un excursus abbastanza ragguardevole, mi pare lui, no? Mi pare abbia avuto dei trascorsi abbastanza lusinghieri. Una lunga carriera in Serie C, praticamente tutta la carriera in Serie C ha fatto. Per cui, aspettiamo, vediamo un momentino. Jacopo, l'importanza di Cori, anche per caratteristiche, no? Porta qualcosa di diverso. Nelle prime uscite abbiamo visto Mouton, che adesso era infortunato e dovrebbe essere assente anche domenica con il Sassuolo. Mouton che ha caratteristiche diverse, sì, gli piace più svariare. Cori invece, pur essendo un attaccante di movimento, ha un più riferimento, sì, centrale, anche grazie alla sua statura. Ha trovato subito il gol, sì, questo è anche importante da un punto di vista proprio morale, iniziare con slancio questa avventura. Sì, allora Livorno questo è vantaggiato perché ha tanta scelta, no? Ora, a parte che la condizione del femminile corre un po' in controcorrente, però ha tanta scelta, ha tanta varietà, e Cori è sceso subito bene, ha impattato bene in questa categoria e si è visto che, come diceva Nedo, anche quello che mancava, no, a questa squadra, e che è mancato anche lo scorso anno, no? Un attaccante di riferimento che sì, è dinamico, però comunque quando allarga le braccia non passa nessuno, protegge palla, fa salire la squadra, fa respirare. Si prende falli importanti in area di rigore, la presenza si sente perché insomma è alto, ha un fisico che non è possente, però è spigoloso, secondo me, uno che va via la marcatura, e quindi è un attaccante che Favarin si tiene stretto, ha risposto presente e può dare una mano anche poi nello spogliatoio, visto che ha tanta esperienza in Serie C, nel raggiungere l'obiettivo del Livorno. Le caratteristiche, Jacopo, secondo te è il giocatore ideale per integrarsi con vari Cesarini, Giordani? Cesarini è molto tecnico, gli piace partire più da dietro. Giordani invece è uno che ama molto, sì, la profondità, sfruttare gli spazi. Cori, secondo te, è proprio per caratteristiche il profilo giusto, quello che mancava, come diceva un po' anche Nedo? Sì, secondo me sì, perché si vanno a completare, no? Abbiamo visto anche sabato che Giordani faceva quello che voleva, ha fatto, penso, per ora la sua migliore partita, perché anche dal livello tecnico è stato impressionante, no? Superava l'avversario in ogni modo, quando voleva, e Cesarini lo stesso, portava a spasso i giocatori del Ponzacco, perché ha una qualità che è sopra questa categoria, e quindi con l'arrivo poi di Cori lì, che comunque riesce a far respirare questi due, no? E questi due giocatori che gli girano intorno, il Livorno ha un reparto offensivo che fa paura, e lo dicevamo anche nel post partita. Ed è, cioè, come dicevo anche in apertura, ha un peso offensivo che è rilevante, ma è davvero fa tremare le difese avversarie. Ci manca da vedere il terzo gol, Alessandro, non so se riesce a recuperarlo, quello di Bellini, arrivato nel finale di partita, che ha chiuso poi definitivamente la contesa, anche se va detto il Ponzacco nel secondo tempo poi ha creato poco. Sì. È stato molto più pericoloso nel corso della prima frazione, Livorno poi nella ripresa invece è stato bravo a gestire senza
scoprire troppo il fianco ai padroni di casa, tra virgolette, perché comunque si giocava, ricordiamo, a Santa Croce. Gol di Bellini, Mauro, lo vediamo ora anche a video. Bellini, Favarin l'ha definito l'emblema un po' di questa squadra, perché è uno che corre sempre dall'anima in campo, lotta su ogni pallone. Ecco, questo è un giocatore che è da un po' che non si vedeva a Livorno, anche per caratteristiche è ciò che fa innamorare i livornesi. Sicuramente è un sanguigno, è un caratteriale, a volte andrebbe un po' anche moderato, perché non sempre la troppa foga porta a un equilibrio. E guardiamo il gol, guardiamo l'interdizione, la rottura che ha fatto Luci. Se riusciamo, cioè, a rimettere la video, Alessandro. Come ha ripreso palla sul gol del 2-1, ha ripreso palla sul gol del 3-1. Cioè, Luci è stato fondamentale a centrocampo sia per l'interdizione, la rottura e l'impostazione, vedi? Esatto, cioè, quindi l'esperienza è da spostare l'avversario. Cioè, veramente speriamo che possa tenere. Poi, insomma, Livorno c'è un bel gruppo, inutile dire. Per il momento c'è solo da mettere a punto qualcosina in difesa, ma poi speriamo che possa reggere l'entusiasmo. Penso che ci sia all'interno del gruppo un grosso equilibrio e un grosso entusiasmo, salvaguardato un po' da tutti. È stata una mossa vincente prendere un direttore generale che sia una persona che è al di fuori del calcio, quindi il Livorno ha impostato la struttura sportiva come un'azienda, quindi a tutti i livelli, dal punto di vista manageriale, quindi questa qua secondo me al momento è stata la mossa vincente. Nerdo, su questo ne abbiamo parlato anche durante l'estate, per adesso col campionato iniziato, diciamo che l'organigramma societario è ben definito. Secondo te il lavoro fatto dalla società da questo punto di vista lo promuovi, come mi sembra di capire faccia Mauro? Lo promuovo al 100%, perché insomma, dopo un inizio di visto sembrava ci fosse un po' piano, questo va detto, siamo partiti un po' lenti. Cubanza che aveva indispettito anche qualche tifoso, però poi insomma Shu ha dimostrato di saper mettere le mani dove vanno messe. Si vede che è uno abituato a analizzare le situazioni a Modino, per cui le mosse che ha fatto sono tutte mosse abbastanza condivisibili. L'unica mossa che io non ho condiviso, lo sai, no? Quella che oggi è stata quella di aver rinunciato a degli elementi magari di supporto che erano nell'organizzazione, che secondo me era bene che ci fossero rimasti, però insomma poi si va avanti e in tutto e per tutto. Comunque sia, io credo che lui a Livorno sia venuto con intenti seri, con intenti, credo che sia uno che è abituato anche a far rendere anche le situazioni, un imprenditore di quelli veri, per cui da questo punto di vista c'è da stare tranquilli. Penso che ci sia da stare tranquilli. Comunque sia, se sono rose fioriranno. Per ora il nostro giudizio non può non essere positivo. Esattamente, Jacopo, in estate c'era, inutile negare, un po' di perplessità, qualche dubbio, poi i risultati sul campo fino a questo momento sembrano dare ragione all'operato della società, una squadra che sembra costruita bene e con criterio, proprio anche nei profili giusti, penso appunto in mezzo a campo, si è cercato un regista purtroppo come Bartolini, che ricordiamo appunto si sottoporrà all'intervento chirurgico il prossimo giovedì. Ovviamente l'auguri di pronta guarigione al ragazzo, peccato perché il suo contributo sarebbe stato davvero importante, abbiamo visto in queste prime uscite stagionali. Un giocatore come Bellini che invece morde le caviglie che lo scorso anno mancava, si è creato un'amalgama che lo scorso anno magari c'erano tanti doppioni, no? Magari sì, anche giocatori che presi individualmente potevano essere anche alcuni buoni, però tanti doppioni, penso in mezzo a campo con giocatori tutti con lo stesso passo, con le stesse caratteristiche. Sì. Quest'anno la società e il direttore sportivo Minzani hanno creato quello che ad oggi, ricordiamo, ad oggi sembra un bel mix. No, sono d'accordo, e magari prendendosi anche qualche rischio, perché no, la presentazione
sono state frasi, no, che hanno fatto capire comunque le ambizioni e la prospettiva che aveva e che ha Eshua. Però c'è anche merito, sì, della sua visione imprenditoriale sicuramente, che forse qui a Livorno doveva essere un po' digerita, no? Da parte di tutto l'ambiente, come normale che sia, a parte dopo anche una stagione così scottante come l'ultima che i tifosi hanno dovuto vivere, e quindi ecco, c'era voglia di ripartire da una parte. Eshua, che magari ha la sua visione, no, manageriale, prettamente manageriale, no? Da broker qual è, e quindi se, ecco, forse è quello che ha faticato anche un po' a ingranare, no? Le prime voci, però poi lì c'è stato il merito secondo me anche di Pinzani, di sapersi muovere con i contatti, saper scegliere i giocatori giusti, come dicevi te Davide, e non fare una squadra come è stata fatta lo scorso anno con amici di amici, no? Comunque nomi che erano avanti con l'età, erano arrivati a Livorno perché avevano fatto bene in altre piazze, ma magari non erano all'altezza di fare bene in una piazza come quella di Livorno. E quindi ecco, secondo me qui c'ha tantissimo merito Pinzani, perché appunto lui ha dei contatti e sa come sfruttarli. Tutte le volte lo ribadisce sempre in conferenza stampa, no? Del legame che ha magari con le primavere del Bologna, della Fiorentina. E questo comunque è vero, fa capire che alla fine, anche se c'è stato un po' di scetticismo, il progetto di Livorno qualcosa di convincente lo aveva per far mandare questi ragazzi, poi come Nardi che è arrivato a Fiorentina, no? Sul campo del Picchi. Quindi normale che ci sia stato un po' di scetticismo per una serie di fattori, però poi alla fine il campo parla e per ora, poi è prestissimo come dicevamo, però per ora Eshua e Pinzani e lo staff stanno avendo pienamente ragione. Esatto, è prestissimo anche perché, lo dicevo anche a te Jacopo sabato scorso nel post partita, anche lo scorso anno le prime due trasferte l'avevamo vinte, poi sì, è stato un pianto fino a maggio. Ha finito di vincere, esatto, in trasferta. Poi fino a maggio non abbiamo più vinto in trasferta, però sembra la squadra abbia una impronta, sì. Sembra ad oggi. Sembra, sì. E su Bartolini invece, Jacopo, quanto può pesare il suo infortunio? Tanto, perché è un giocatore di qualità, lì in mezzo al campo era presente in ogni buco, si faceva vedere, dava movimento, era dinamico, aveva polmoni. E quindi purtroppo questo infortunio non ci voleva per niente, anche perché l'abbiamo visto subito, no? Quando è uscito con il Grosseto, dicevo prima anche a Mauro, ne parlavamo, è uscito in braccio a quattro persone, non riusciva neanche ad appoggiare la gamba. E quindi poi invece Favarina ci ha fatto sperare che fosse qualcosa di... La conferenza stampa, esatto, questa settimana, sì. Di meno grave, invece poi alla fine purtroppo si deve operare. E sicuramente dispiace per lui, perché da una parte lui è arrivato a Livorno, voleva far bene di portare la squadra in alto, non potrà viversi questo in campo, lo farà sicuramente fuori dal campo, e poi dispiace perché insomma è un giocatore di qualità che nello spogliatoio e in campo serviva. Nel frattempo è arrivato il primo messaggio, ce lo manda Nonna Maranto, come sempre la fedelissima Nonna Maranto, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera a tutti, sono contenta perché la nostra squadra può solo migliorare. Raccomando ai ragazzi di stare molto attenti alle squadre che sembrano inferiori, come la prossima. Sempre vinta a mille e considerare che ogni domenica è una guerra. Forza Livorno e tutti allo stadio. Nerdo, questa squadra però come caratteristiche sembra avere quella di aggredire le partite. Poi magari analizzeremo qualcosa da limare dal punto di vista tecnico, cioè soprattutto dietro, però da un punto di vista del mordente, questa squadra in queste quattro partite ufficiali, compresa Coppa Italia, non è mai mancata. No, no, è importante che sia partita con questi risultati, perché sta acquistando la fiducia. La fiducia, sai, è quella che ti fa poi agire con più sicurezza. E poi crescendo anche l'entusiasmo dell'ambiente, della città, intorno alla squadra, anche chi entra in campo si sente più galvanizzato e probabilmente dà anche di più di quello che darebbe in altre circostanze. Per cui sì, ha ragione Nonna, lì come si nonna chiama? Maranto. Nonna Maranto, mai entrare in campo convinti che l'avversario sia da ghermire, perché non è così, perché anche le partite che abbiamo vinto, abbiamo visto, insomma, anche lo stesso Poggibonsi, ma lo stesso, che fanno anche delle belle azioni, insomma, le squadre non sono lì a dormire. Poi contro Livorno lo sai, no? Lo sai meglio di me, tirano fuori anche quelle un cianno, per cui noi dobbiamo lottare anche contro l'entusiasmo che hanno gli avversari a affrontarci, ecco, per cui la concentrazione deve essere sempre al massimo.
Mauro, da un punto di vista proprio dell'entusiasmo e del morale, quanto può essere stato importante il pareggio raggiunto in extremis contro il Grosseto, una partita in cui Livorno ha sofferto molto, in cui il Grifone aveva rischiato anche il raddoppio e poi subito dopo invece proprio all'ultima azione sul lancio disperato di Caponi, arrivato il gol del pari. Mari ha dato anche una visione diversa, una consapevolezza diversa alla stessa squadra, ottenere un risultato contro comunque una squadra importante, così da poter vincere come Grosseto. Ah, io la partita l'ho vissuta tutta allo stadio lì e sinceramente avevo perso la speranza perché poi vedevo, Non eri solo. sì, perché vedevo che alla fine eravamo quasi innocui davanti. E ci hanno messo l'anima perché ho visto tantissimi nostri giocatori, anche di loro, con i crampi, continuare. Poi c'è stato questo lancio lungo. Colpo di testa è stato un entusiasmo gigante. Tra l'altro, era in tribuna centrale accanto ai tifosi del Grosseto. Hai dovuto esultare. Ma no, ho dovuto esultare, ma mi sono dovuto contenere perché poi, dopo, alla fine, non sarebbe stato un bello spettacolo. Cioè, è stato sinceramente uno slancio di entusiasmo enorme, di sollievo, ecco, perché di sollievo, perché perdere in casa col Grosseto sarebbe stata una Sarebbe situazione stata brutta. non facile da riprendere subito. Invece ci siamo resi conto, un po' tutti, specialmente i calciatori e lo staff, che è una squadra che non molla mai. E non è una situazione così scontata. È già un punto di partenza molto, molto, molto importante. Poi dopo l'aspetto tecnico conta, come dicevi te prima, è una squadra che attacca, aggredisce e ovviamente qualcosa indietro lascia. Spesso ci troviamo a difendere a due, ci siamo trovati spesso a difendere a due, specialmente su dei contropiedi con unità laterali veloci, non è semplice ricucire. Però sono super fiducioso di tutto lo staff e del mister che riuscirà a mettere a posto tutto. Jacopo, questa squadra ha qualcosa dietro l'ascia, l'ha detto Mauro, ed è anche evidente, no, dalle prime uscite stagionali, fra l'altro Livorno su 4 partite, 3 volte andate in svantaggio, questo è l'aspetto su cui bisogna lavorare, perché poi l'ha detto poi anche lo stesso Cori nel post partita dopo il Ponsacco, non sempre è facile ribaltare una partita perché gli avversari si chiudono, le spazi diventano meno. Come ti spieghi questo andare spesso sotto da parte del Livorno? Contro il Ponsacco magari c'è stato un episodio, però qualche occasione l'aveva lasciata nel corso del primo tempo. Lo stesso era accaduto anche a Poggibonsi in Coppa Italia con il Seravezza. Ecco perché, Jacopo, Ma che addirittura dai. è strano perché questa è una squadra che, come ho detto finora, è forte mentalmente, no? Ha la capacità anche della vittoria di Grosseto, l'ha metabolizzata e poi l'ha messa in atto, no? Con la grinta del gol al 96esimo per fare poi una grande prestazione a Ponzacco. Però è come, ecco, lo leggo un po' nella prestazione di Bresciani la risposta, perché Bresciani era partito con il freno a mano tirato, poi piano piano, man mano che con lo scorrere del tempo si è liberato, ha giocato meglio, no? Anche nel secondo tempo abbiamo visto che affondava un po' di più, aveva più personalità. È questo che manca forse, ecco, fin dal primo minuto trovare la giusta quadra. Ecco, sembra che Livorno in difesa faccia un po' di fatica a trovare proprio sin dall'inizio il meccanismo, no? Di funzionamento. Poi è strano perché sicuramente sarà un discorso di intesa, più partite farà Livorno, più questa cosa secondo me passerà in secondo piano. Anche perché abbiamo già visto contro il Pozzacco un Brenna che ha fatto una grande partita, non ha sbagliato praticamente niente. E quindi ecco, me lo spiego che è un po' strano, un po' anomalo, conoscendo ecco, l'impronta che vuole dare Favarin, no? E la capacità comunque che ha Livorno di dimostrarla, quell'impronta. Però secondo me la risposta alla fine è nel tempo e nell'intesa che la squadra sta costruendo sul campo, anche perché poi basta poco, no? Perché si accenda. Quindi devo dire che il meccanismo c'è, deve trovare soltanto il pulsante per accenderlo. Questione solamente di meccanismo, no? Ma da un punto di vista tattico che questa squadra, come l'ha messo lo stesso Favarin, è comunque vocata all'attacco. Sì. Gioca con 3 davanti, in mezzo a campo c'è Nardi che nasce come trequartista, quindi anche lui ha più caratteristiche offensive che difensive. Questo, anche questo può giocare, magari anche lasciare qualcosa agli avversari, magari anche un rischio calcolato, no? Per certi versi. Sai che Sì. davanti sei forte, io mi sbilancio e go davanti lo trovo, poi se
uno me lo fanno, ma io ne faccio due o tre, come è accaduto fin qui, anche se è un giochino un po' pericoloso spesso. No, no, però è vero, è verissimo, cioè Livorno ha tantissimo peso in attacco, ha qualità in difesa, non che non abbia in difesa il peso, però insomma ha quella vocazione offensiva come dicevi te, e infatti secondo me si legge molto bene in partita, perché anche Nardi abbiamo visto, no, a Ponzacco, ne è arrivato fino al 90esimo poi a rincorrere gli avversari addirittura da terzino, no? E quindi c'è da trovare quello, magari forse quella volontà e quella capacità anche di compattarsi e avere una squadra che scende tutto insieme, no? In difesa e si muove nelle varie reparti, è questione di tempo, secondo me esclusivamente di tempo, però sicuramente il peso offensivo è il più equilibrato. No, diciamo l'ago della bilancia che tende in avanti si fa sentire, senza dubbio. Però è anche vero che, secondo me, è vero che è un discorso rischioso, no? È un po' come Zeman. Maniando, no? Esatto, Zeman, facciamo un gol più degli altri. Fare sempre uno più degli altri, e è vero. Però alla fine Livorno, cioè questa categoria, secondo me, le vinci anche così. Cioè, le vinci giocando non solo un bel calcio, ma giocando anche a viso aperto, un calcio più ignorante, più rugginoso, però un calcio che comunque, se hai qualità, poi ti porta dove devi arrivare. Su questo voglio sentire anche Mauro e poi Nero, sulle problematiche difensive. Dice Jacopo, la questione d'intesa, poi incide magari il fatto che Livorno sia una squadra vocata all'attacco. Mauro? Come dicevo prima, spingi, se spingi tanto poi qualcosa deve lasciare. Normale. Anche secondo te è un rischio, tra virgolette, calcolato? Oppure in alcuni casi sì, perché quando ti attacchi e rimani in due in difesa, se c'è un contropiede è normale, ti trovi un po' in difficoltà. In altri casi ho visto, specialmente sulle sovrapposizioni, quando noi siamo in difesa, con i tagli laterali siamo in difficoltà lì. Magari dovranno un po' mettere a punto sulle coperture, sulle diagonali, ma non credo che sia una situazione di difficoltà, penso che sia più un discorso di mettere a punto la difesa. Poi vediamo come va più avanti, comunque, se poi tutte le partite si subisce un gol, ma se ne fa due o tre, va bene. Alla fine sono sempre tre punti, ti porti a casa. L'importante è sempre cercare di sfruttare quello che è il nostro tasso tecnico superiore. Noi giochiamo e noi sappiamo di essere superiori, sfruttiamo il nostro tasso tecnico superiore, alla fine poi ce le giochiamo sempre tutte. Vediamo un po'. Nado? Sì, no, niente. Livorno deve stare attento a non eccedere nel voler chiudere le partite magari alla svelta, oppure perché noi siamo condannati a attaccare. Non è che noi siamo una squadra offensiva, noi siamo condannati ad attaccare. Siamo un po' come la Juventus, l'Inter e il Milan in Serie A. Devi vincere, quindi dici Livorno che va a giocare a Ponzacco o domenica col Sansepolcro non può giocare, diciamo così, no? Troppo. E quindi si è portato a voler spadroneggiare nel campo. E questo a volte può portare a quelle cose che diceva lui, e ha ragione Martelli. Noi si soffre molto a volte sulle ripartenze delle squadre quando vanno sulle fasce laterali e ci trovano sempre un pochino scoperti, e lì bisognerà che l'allenatore ci metta un pochino rimedio. Noi col Grosseto, per esempio, abbiamo sofferto molto perché a centrocampo eravamo con un uomo in meno e il Grosseto ci sovrastava in quel settore e abbiamo rischiato. Io il gol del Grosseto, del Livorno, non l'ho mica visto, sai, perché ero tantamente giù di morale a vedere quel piattume, no? Non ci riusciva, no? È vero, ero sceso e mentre scendevo si è fatto il gol. All'ultimo secondo, poi l'abito ha fischiato la fine. All'ultimo secondo, proprio, guarda, una cosa incredibile. Però lì quella partita era sbagliata da parte dell'allenatore, perché Grosseto è una squadra che vuol vincere il campionato, ben attestata, è robusta, non puoi affrontarla con un centrocampo come l'avevamo con un uomo o due in meno a volte. Quindi quando poi ha rinforzato il centrocampo hai visto che la situazione si è... Insomma, bisogna rendersi conto, sì, è vero che dobbiamo attaccare, però farlo a ragion veduta, senza voler
osare troppo a volte, no? Senza avere la fretta di chiudere le partite. Tanto se sei superiore alla fine del 95esimo, 96esimo, poi la zappata abbiamo visto, la troviamo. Però bisogna stare attenti a non esagerare nel voler mangiare gli avversari. Un messaggio e poi subito linea alla regia per il primo sacco pubblicitario. Ci scrivono tutti allo stadio, speriamo domenica di vedere un bel colpo d'occhio, magari non come con il Grosseto, perché magari il fascino del derby e della squadra considerata favorita a vittoria finale del campionato, un po' di gente in più l'ha tirata, ma questo Livorno magari piano piano un po' di spettatori li porterà. Linea alla regia. Reparto ortofrutta, come vedete, una varietà incredibile di mele, arance in foglia e, come potete notare, un bel settore di ortaggi, tutti prodotti italiani. I migliori prosciutti cotti, crudi, mortadelle, la nostra gastronomia cotta, fino ad arrivare ai formaggi, dai gorgonzola allo svizzero, tutto quanto di meglio può esserci sul mercato. Pronto cuoci tutte le mattine, nonna Angela, mia moglie, la prepara insieme alle sue collaboratrici. Questa è carne che proviene dalle nostre zone, Val di Cecina, Val di Cornia e Maremma. Oltre ad avere prodotti di alta qualità, noi abbiamo anche prezzi bassi sempre. Aceto balsamico di Modena, 1,69. Olio extravergine di oliva Sigma, 3,49. Vino rosso a 1,19. Noi vi aspettiamo e alle Livorno sempre! Noi dello studio immobiliare Melani Case da oltre 36 anni siamo inseriti nel mercato immobiliare di Livorno in provincia. Da sempre mettiamo la nostra esperienza al vostro servizio e siamo al fianco del cliente dalla visita dell'immobile al rocio notarile. Facciamo inoltre consulenze gratuite per la valutazione dell'immobile e offriamo servizi di ogni genere inerenti alla compravendita stessa. Vi aspettiamo dunque con fiducia presso i nostri uffici che si trovano a Livorno in piazza Tias 21C. Hai avuto un sinistro? Vuoi far tornare la tua auto come nuova? Puoi farlo senza alcuna preoccupazione, basta rivolgersi alla Carrozzeria Marsili. I titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro. Carrozzeria Marsili, a Livorno, in via Cessoni 59, telefono 0586 40 96 40. Livorno 24. Livorno 24? Livorno 24. Nuovo, gratuito, interattivo, indipendente. Il giornale online che ci appartiene. Livorno 24, www.livorno24.com. Più o meno, consulenza energetica, agenzia leader nel settore luce e gas. Operiamo volture, subentri, cambio fornitore e telefonia. Chiama Marco per una consulenza gratuita. Eccoci di nuovo in studio, anche nel fuori onda parlavamo un po' anche della partita con il Grosseto, è inutile, no, che un occhio Jacopo ogni settimana vada lì, perché i marimani sono considerati insieme proprio a Livorno la favorita, la vittoria finale del torneo. Questo inizio di stagione cosa ha detto? Abbiamo detto Livorno ha grande cuore, sì. Cuore che sembra avere anche comunque il Grosseto facendo un passo indietro domenica scorsa ha vinto il Rimonta, sì. Con il Seravezza 2-1, Seravezza che era a punteggio piano, anche quella per la formazione Bonuccelli è stata comunque una prova di forza. Ha vinto questa Seravezza e Rimonta con lo stesso identico punteggio, così come ha fatto il Livorno in Coppa, sì, esatto, Italia. Quindi esatto. Un po' fotocopia le due. Secondo me, guarda, sarà... Allora, il pareggio del Livorno ha fatto capire al Grosseto come il Livorno giocherà questo campionato, no? Quindi con grinta, qualità e comunque fino all'ultimo ci sarà, no? La squadra di Favarin. D'altra parte, questo campionato, secondo me, è un po' quello che ho detto adesso, cioè... Si giocherà colpo su colpo, cioè una risposta al Livorno, una risposta al Grosseto ad alta intensità, due squadre che comunque giocheranno a viso aperto tutte le partite perché hanno qualità in campo e quindi niente, ecco, sarà un bel campionato perché sicuramente, come dicevo, colpo su colpo fino all'ultimo, almeno speriamo anche per lo spettacolo e poi di due squadre che, come dicevo, hanno qualità, hanno rose che... danno spettacolo, giocano a viso aperto e quindi
peso offensivo notevole, no? Due allenatori che sono grintosi, quindi secondo me comunque il livello per ora siamo sempre lì, cioè la bilancia è sempre sulla parità, sull'equilibrio, perché è vero che il Grosseto ha tanta qualità, però il Livorno ha tanto margine di crescita e quindi può ancora far bene e può ancora migliorare, perché come dicevi anche te Davide, il Grosseto è una squadra che da tanto tempo che gioca, sono compagni che giocano insieme da un po' più di tempo rispetto a quelli del Livorno, quindi hanno lavorato di più e quindi ecco, anche questo fattore tempo incide e il Livorno sta crescendo partita dopo partita. Fattore tempo incide, Mauro, come dicevamo appunto il Grosseto, la squadra l'ha completata grosso modo a metà luglio, poi ha fatto gli ultimi ritocchi, però l'ossatura c'era già. Livorno invece gli ultimi giocatori li ha presi proprio in extremis, penso a Caponi, penso a Cori. Questo fa sì, come diceva Jacopo, che forse gli Amaranto hanno in prospettiva più margine di crescita, perché certi automatismi non è che li trovi dall'oggi al domani. Noi abbiamo una cosa che le altre squadre non hanno, 30 giocatori. Una rosa molto ampia quella del Livorno. 30 giocatori di buono e ottimo livello, cose che le altre squadre non hanno. Ora va bene, l'infortunio di Bartolini non ci voleva, è una grossa perdita, però insomma, soprattutto per il ragazzo, ma siamo strutturati notevolmente meglio rispetto agli altri. Sappiamo quanto è usurante, e specialmente per il Livorno, come diceva Nedo, quando vai nei campi fuori, aspettano la partita dell'anno, del secolo, del decennio, aspettare il Livorno. Di conseguenza avere in rosa 30 giocatori è un valore aggiunto importantissimo, se poi sono di livello notevole come sono tutti gli altri. Quindi credo che sia la situazione più importante a nostro favore. Tornando al campionato, Nedo, sarà corsa a due, no? Perché si parla sempre di Grosseto, Livorno, corsa a due oppure la sorpresa, come spesso avviene, lo scorso anno c'è stata la Canesi. La Canesi, esatto. La Canesi ha fatto 3 gol, 3-1. A 4-6, è un buon inizio per i bianconeri. Sì, ci sono sempre delle novità tutti gli anni, c'è la sorpresa. Però, insomma, come sa, quest'anno siamo partiti in un'altra maniera, sia noi che il Grosseto, con l'intenzione di vincere davvero questo campionato. E la squadra ha detto bene, Martelli, è composta da 30 elementi, 30 elementi alla fine del mese costano, quegli altri non credo che ce l'abbiano a disposizione. Beh, intanto Bartolini ti è fatto male, se non avevi un organico così, cominciavi già, quindi il campionato è lungo, quindi un organico come il nostro senza dubbio alla fine poi dovrà far valere. Il Grosseto lo vediamo, io ti dico la verità, la squadra Livorno-Grosseto a Livorno l'ho visto più, avevo visto più appunto delle negligenze nella nostra squadra che dei valori eccessi nel Grosseto, per dirti la verità. Più demerito del Livorno in sì, quel caso. Non ho visto un gran Grosseto, ora poi lo vedremo, sicuramente ha fatto una campagna acquisti interessante, però come anche come se le prendi uno per uno, mi pare che quelli del Livorno siano anche più, insomma, più prestanti, e come organico mi sembra sia migliore, ecco. Quindi vediamo, il campionato sarà, se sarà una lotta a due, speriamo che sia una bella lotta e ci faccia divertire, che ci faccia divertire, però noi dobbiamo subito la domenica confermare che la squadra è in salute, sconfiggere il Sansepolcro, tutte le squadre, ha visto il Grosseto domenica, anche il Grosseto perdeva 1-0 in casa. Esatto, questa era Vezza, poi l'ha ribattata nel secondo tempo. Per nessuno. No, perché hai visto, poi le partite si mettono in una maniera, a volte non le riacciuffi nemmeno più, per cui tanto domenica vinciamo col Sansepolcro, non mi interessa a me vincere 3-0, a me mi basta vincere anche 2-0, però occorre vincere. E invece il Town, Edu, cosa ne pensi? Partito molto forte, Town. Ho vinto 4-0 proprio contro il Sansepolcro l'ultima giornata. Sì, beh, io però ti devo dire la verità, io il Town l'altro anno l'ho visto giocare, non è che mi impressionasse molto, quest'anno ti dico la verità, lo devo vedere, però insomma Town l'ambizione che c'è a Livorno non ce l'ha,
alla lunga insomma, non dovrebbe farci paura al tavolo, ecco, perché se abbiamo paura del tavolo, tavolo, non si va all'aiuto al tavolo, dobbiamo mangiare per davvero, tavolo. Nel frattempo ancora un messaggio, buonasera, oggi ho visto l'allenamento a Carli, ho visto che tanti si sono allenati a parte, tra quali anche Brenna e Cesarini, sapete niente voi? E sapete quando è disponibile Coni per allenarsi? Grazie, ce lo manda Fabrizio che salutiamo, e Coni doveva essere pronto, sperava Eshua per appunto adesso, fine settembre, inizio ottobre, quindi speriamo che possa essere davvero questione di giorni. Su Cesarini, Jacopo, questo ragazzo è da un po' di tempo che si porta dietro qualche problemino, già dalla settimana che poi portava alla partita con il Grosseto, invece di Brenna, non so se è news te fresca, io onestamente no. No, però abbiamo visto che è uscito prima, no, a Ponzacco. Esatto, quello sì, Mari... Sì, aveva avvertito forse un dolorino, sicuramente avrà qualcosa, non so, la contrattura non credo, però qualcosa di leggero, per cui lo staff medico ci vorrà stare attento, anche perché è un perno della difesa e quindi anche soltanto lavoro a parte secondo me può essere anche per precauzione, no? Per non faticarci troppo, per metterlo in condizione poi di magari di mandarlo subito in campo contro il Sansepolcro. Anche perché la lista degli indisponibili è piuttosto lunga, facciamo anche un po' un piccolo... recap, Jacopo, abbiamo detto di Bartolini, purtroppo la stagione è finita, poi mancheranno velocemente Mutton e Frati, quindi in attacco già siamo ad essere un po' contati, Fancelli che ancora si procede con cautela, forse anche giusto, no? Questo ragazzo ha avuto, ricordiamo, un intervento, questo è stato al ginocchio, poi un recupero che è preceduto forse con qualche intoppo, anche imprevisto, quando il ragazzo ha provato a forzare un po' di fastidio l'ha accusato e quindi in questo caso lo staff segue la linea della cautela. Sì, giustamente, anche perché Fancelli una volta in campo per il Livorno è meglio non perderlo più. Perché... Poi ricordiamo appunto anche in status di quota, esatto, è un valore è una aggiunto quota, ancora. Esatto, è una quota e poi è una quota che in difesa può forse risolvere anche quel piccolo problema di intesa che Livorno ha, perché comunque si comporta da professionista affermato, no? Conosce comunque la piazza, ha personalità, sa come stare in campo, poi vabbè, la qualità... L'abbiamo vista tutti, cioè ce l'ha e fa la differenza sulla fascia in difesa centralmente, quindi dove lo metti gioca bene. Ecco, e lui è un recupero da maneggiare con cautela, no? Perché è bene che non abbia ricadute. E Mutone e Frati penso abbiano problemi alla caviglia, però dovrebbero essere indisponibili per questa di Sansepolcro, poi per la prossima... Almeno questo è quello che filtra, cercheranno di recupero per la prossima, che ricordiamo si è in trasferta contro il Givibor, cercheranno un po' di rimettersi a disposizione per quella partita, ricordiamo poi out anche Sabatini, che ancora non abbiamo visto, e Palma, quindi anche a centrocampo diverse assenze, Mauro in questo senso acquista ancora più valore Luci, che abbiamo visto proprio contro il Mobiliari Ponzacco, fin qui aveva trovato poco spazio perché c'era proprio Bartolini davanti, quando è stato chiamato in causa però il capitano ha risposto presente, questo forse è un segnale anche proprio di quanto il gruppo in settimana sia sempre sul pezzo, anche coloro che magari fino a quel momento giocano meno, poi vabbè, Luci sappiamo benissimo che dal punto di vista della professionalità non è secondo a nessuno. Sì, ma non è scontato, non è scontato, quindi bisogna fare un plauso a Luci per l'umiltà dimostrata, perché sei un simbolo eterno, sei a disposizione, non giochi, vieni chiamato in causa da dimostrazione di essere un vero leader. E non è scontato, perché non tutti si sarebbero comportati in quella maniera, ecco. Quindi questo vuol dire che il gruppo è unito, è coeso, c'è fiducia, c'è serenità e che sta facendo un lavoro eccellente. Speriamo che le energie di Luci possano continuare a durare anche per tutto il campionato, perché a questo punto credo che la soluzione Bartolini sia proprio Luci. C'è anche magari, Caponi che come ruolo, il ballottaggio sarà tra loro due. Io giocherei con doppio player per rafforzare un po' il centrocampo, c'è un po' questa teoria, però dai, vediamo, comunque tanto il mister sa quello che fa, tutti i giorni ce l'ha sott'occhio e di conseguenza metterà la squadra migliore tutte le domeniche. Prima Mauro dicevi di questo gruppo ampio da un punto di vista numerico del Livorno, da un punto di vista mentale come si gestisce una situazione del genere, perché tanti ragazzi ogni domenica andranno in tribuna
Può essere questo una difficoltà magari nella gestione? Ad esempio Pecchi è andato via in prestito alla Real Fuerteventura proprio per questo motivo, perché verosimilmente spazio ne avrebbe trovato poco, e piuttosto che fare spesso la tribuna ha fatto un'altra scelta. È stata la scelta giusta quella di Livorno di mandarlo a Forte dei Marmi. E bisogna lavorare sull'attesa, cioè l'attesa è una delle situazioni più difficili insieme a lasciare andare. E lasciare andare è, per l'essere umano è difficile, no? No, se allora si va nei campi molto più difficili da capire, femminicidi, quelli che succede. E l'attesa è un'altra situazione molto difficile da riuscire a capire. Se si riesce a capire che l'attesa è una situazione importante e sapere aspettare il nostro momento, qualunque esso sia, e godere di quel momento di attesa come una situazione positiva e non di una situazione negativa, le situazioni volgono in un lato migliore. La società deve far capire questa cosa ai giovani e a chi in quel momento sono messi in quel momento da una parte, che poi ci saranno i loro momenti, che loro devono essere al top per sfruttare quell'occasione. Ancora un messaggio, news sulla campagna abbonamenti. Abbonamenti siamo ad oltre 1500, chiuderà questa settimana. Sì. Nedo, te da presidente del club campanile quest'estate, da Gemelli hai detto come magari anche fra i tifosi c'era un po' di ancora, l'entusiasmo non era al massimo, diciamo. Adesso sì. Il clima com'è? Sì, stranamente quest'anno sull'onda della delusione dell'altro anno c'era un po' di scetticismo, poi anche le vicende societarie che si sono succedute non avevano incoraggiato i tifosi, questo Eshua che era, non si conosceva, non si sapeva da cosa avrebbe potuto fare, che intenzioni avesse, aveva raggelato un po' la piazza, e tant'è vero che quando è iniziata la campagna di abbonamenti, boh, non si vedeva nessuno. Proprio, è strano, a Livorno siamo abituati, insomma, avere buoni numeri. Per dire, quando si aprì l'altro anno la campagna abbonamenti, e subito, no? Toccafondi, quando venne, disse il cuore, ma insomma, non disse così, comunque disse che avrebbe poi dopo abbracciato la bandiera dopo i risultati, ma ci fu una serie di... una situazione che creò abbastanza entusiasmo e si partì benissimo. Quest'anno no, quest'anno molto lentamente, e secondo me 1500 abbonamenti a Livorno ora sono pochi. Sono pochi, la campagna ora fra poco chiuderà la campagna abbonamenti. Io ritengo che se domenica faremo la prestazione che io spero, mi auguro, e gli abbonamenti verranno, insomma, perché poi alla fine poi li abbiamo sempre fatti. Però indubbiamente questa era stata la situazione un po' difficile. Comunque la gente allo stadio, se vinci, ci viene anche senza abbonamento, stai tranquillo che se Livorno domenica prossima, invece di essere a pari merito primo, è primo da lo soli. Diventa da solo subito, sai, qui a Livorno si fa presto anche, vero? Siamo facili anche all'entusiasmo, ecco. Per cui niente, questa è la situazione, prendiamone atto e vediamo un po'. Jacopo, domenica dal punto di vista pubblico sarà difficile rivedere sì. La stessa cornice vista con il Grosseto, numericamente cosa ti aspetti? Ma mi aspetto una curva... Ma è brutto da dire, però il nome magari non è che richiama tantissimo. Allora, secondo me la curva non sarà piena, però sarà un bel colpo d'occhio. Comunque ci ha abituato, no? In casa in trasferta. Sì, in casa in trasferta, vedere una bella cornice, un bel entusiasmo, e quindi la curva ci sarà un bel po' di gente. Poi gradinata, non so, vabbè, ha ragione Nedo che poi basta poco per accendere l'entusiasmo. Non ci sarà tutta la gente che c'era contro il Grosseto, ma comunque un po' di gente ci sarà, anche perché, lo ripeto, in trasferta abbiamo visto anche domenica un colpo d'occhio bellissimo, una curva che piena di entusiasmo, non ha mai smesso di cantare fino all'ultimo, ha accolto poi la squadra al triplice fischio con i cori per festeggiare, quindi
Cioè, è paradossale, perché io concordo che cioè, questo numero di abbonamenti per Livorno è niente, no? Siamo ai minimi storici, sì, diciamo, sì, esatto. Livorno si è abituata ad altri esatto. numeri. Però c'è quel nucleo della curva che secondo me sta un po' cominciando a respirare, a provare a riaprire gli occhi, no? E a respirare un po' di entusiasmo che lo scorso anno è mancato. E sicuramente i risultati e le prestazioni sono un traino pazzesco per questo. Ancora un messaggio, un saluto a Nedo e al grande Riccardo, che non so se si riferisce a Lorsini, perché in studio non abbiamo Riccardo. Val Berni, che salutiamo. Se ci sta seguendo. Quest'anno è un'altra storia e un'altra squadra sul campo, lottano e giocano. Ciao, se lo manda Claudio Mannari. Ti saluta Nedo. Poi un'altra ancora, il nostro punto debole sono le quote sulle fasce. Chi mi vuole rispondere a questo? Mauro, te hai accennato al problema proprio spesso in difficoltà nella ripartenza sugli esterni, e qui il punto debole. Livorno ha scelto in quella zona campo di far giocare ragazzi giovani, quote, fin qui soprattutto Nizzoli a destra e Brisciani a sinistra. È un po' una situazione generica, perché un po' tutte le squadre fanno giocare le quote sulle fasce. Vero. Quindi non siamo una mosca bianca. E è il punto dove si pensa che eventualmente i ragazzi possano fare meno danno. C'hanno un po' più di freschezza, quindi corrono un po' di più. È ovvio che dentro una squadra come il Livorno, magari se c'è una piccola lacuna tecnica, lo vedi, no, ragazzino? Però io non sono così sfiducioso verso questi ragazzi, anzi, credo che possano dare il loro contributo crescendo dal punto di vista di formazione mentalmente, dal punto di vista caratteriale e anche dal punto di vista tecnico. Quindi non do nessuna colpa né alle quote né ai giovani, è solo un momento di impostazione dietro che deve essere solamente affinato. Nedo, di questi giovani fin qui che sensazione ti hanno fatto? Sta spiccando soprattutto Nardi in mezzo a campo e sta facendo molto bene. Ma secondo me questi giovani sono bravi, perché domenica abbiamo giocato con 5 giovani in campo. Sì, è vero, una ripresa 5 quote. Su 11, non sono pochi. Sono molto bravi, certo, un po' di inesperienza qualche volta la pagano, come la pagò contro il Grosseto quel ragazzo biondo. Ivan. Savchak. Però ecco, uno come Pecchia, secondo me, io l'avrei tenuto, perché Pecchia sulla fascia era uno che si faceva sentire. Aveva delle caratteristiche abbastanza buone, io non pensavo che lo mandassero a giocare da un'altra. Pecchia, scusami se interrompo un po', Nedo, paga probabilmente il fatto che causa cambio di regolamento non era più quota da quest'anno, sì. Probabilmente ha pagato anche questo. Può darsi, allora sì, no, questa allora me l'ha sfuggito. Esatto. Sì, no. Comunque, no, niente, Livorno quest'anno la politica dei giovani l'ha fatta bene, cosa che l'altro anno soppicava un po'. Invece quest'anno sembra che l'abbia indovinata, andando avanti così, poi l'inserimento è sempre un pochino difficile all'inizio, però poi insomma con un Luci che fa il faro della situazione è facile anche che diventino davvero una parte integrante della squadra. E certo, ora Dianti facevi cenno al fatto che qualcuno deve andare in tribuna, ma ragazzi, deve in campo bisogna andarci in 11 più quante sostituzioni? 5. 5 sostituzioni. E quindi qualcuno in tribuna ci vada. È lì la bravura dell'allenatore a saper motivare le esclusioni quando è il momento di escludere e anche le intrusioni. Perché i campionati si vincono con quelli in panchina a volte, perché se quelli in panchina fanno i lavativi, te i campionati non li vinci, perché lo spogliatoio diventa uno spogliatoio per l'amor di Dio. Quindi la prima cosa da fare è mettere a punto la panchina. La panchina deve essere un caposaldo del nostro campionato. E un bravo allenatore, Favalì, penso questo lo sappia fare, perché è un ragazzo che lo conosciamo bene. Penso che sia una garanzia. Jacopo, su Favarin facciamolo un bilancio, un primissimo bilancio.
dopo 3 giornate di campionato e una di Coppa Italia. Anche lui aveva detto qualche perplessità al momento del suo arrivo, c'era, perché se a Livorno erano stati accostati altri profili che poi magari si sono casati in categorie superiori, mentre Favarini, ricordiamo, scorso anno al Tau, che ha condotto però brillantemente poi alla salvezza nella seconda parte di stagione. Forse andando proprio a livello tecnico ha sbagliato, se possiamo così dire, ma l'ha messo anche lui poi nel post-gara, l'impostazione contro il Grosseto, in cui il Livorno è andato in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Poi per il resto mi sembra che, al di là delle difficoltà difensive che abbiamo analizzato, la squadra stia prendendo forma. Sì, sì, l'unica virgola è stata forse quella col Grosseto, dove Savchak è andato un po' in difficoltà, no? Ma diciamo un po' tutta lì la squadra ha subito un po' gli attacchi del Grosseto, però poi è una squadra, il Livorno, che sta prendendo l'impronta che Favarin vuole dare, no? Allo spogliatoio, quindi quella di giocatori grintosi che attaccano alti, che pressano, mordono le caviglie. Secondo me per ora il bilancio, poi lo ridiciamo allo sfinimento, è ancora presto. Ad oggi cos'è? Però, 28 settembre, esatto. Il bilancio è positivo, perché comunque è vero che è arrivato anche lui un po' nello scetticismo, e secondo me, come è giusto che sia, perché sei in una piazza, come abbiamo detto fino adesso, come Livorno, che viveva un po' anche del dispiacere, del malumore che è nato poi lo scorso anno ed è cresciuto per tutta la stagione, e quindi lui ha avuto personalità che sicuramente non gli manca, no? A venire qui in silenzio, mettersi a lavorare, a riconoscere magari anche degli errori, come quando poi ha detto nel post partita Grosseto che è vero, è un ragazzo, Savchak, che ha poca esperienza e che crescerà sicuramente. Però è un bilancio positivo, senza dubbio. Con un messaggio, il Grosseto più avanti e al picchi si è visto. Chi mi risponde a questo, qui si torna un po' indietro alla partita della scorsa settimana, Nedo, effettivamente il Grosseto comunque, a te non ti è piaciuto tantissimo? Dicevi, mi sia piaciuto, non ho... Pronta da squadra costruita per vincere, si è vista, questo va detto. Sì, però, no, ecco, io le squadre schiaccia sassi ne ho conosciute tante in tutti questi anni, poi lo dovrà dimostrare. Non mi è parsa in tutti i reparti così forte come può essere una squadra che vince un campionato, perché i reparti vanno coperti tutti alla stessa maniera, e qualche reparto, insomma, poi non è che ci abbiano, vero? Cretella era con noi. Quell'altro che è entrato dopo, come Giuliani. Sì. Giuliani era con noi. Sì, insomma, una buona squadra, indubbiamente, ma non mi ha dato l'impressione di essere una grandissima squadra, cosa che invece, secondo me, può diventare Livorno. Può diventare Livorno. Se Livorno la mette a punto il centro e la difesa, perché quella va un po' registrata con l'ingresso di Fancelli. Poi, ora non so, qualche altro marchingegno possa trovare. Caponi, che quando entrerà in forma, ora non è in forma Caponi, perché Caponi, se era in forma, io ho conosciuto Caponi quando giocava nel Ponte d'Era, era forte. È stata una bandiera del Ponte d'Era. Ragazzi, noi siamo andati un paio di volte al Ponte d'Era e lui ci ha fatto soffrire parecchio, perché ora non so, è passato qualche anno, poi sai, le cose possono anche cambiare, però se è il Caponi che io conoscevo quando giocava nel Ponte d'Era, secondo me ci sono dei margini di miglioramento, ma a sfare. Su Luci sono tranquillo, perché Luci è una garanzia, Luci è un atleta, fa la vita da atleta, non è che a dire, è sempre, pur avendo quanti anni ha Luci, 38 anni? 38. 38, voglio dire, è sempre giovane, ragazzi, se avessi 38 anni io, madonna, ragazzi, vorrei conquistare il mondo. 38, quindi niente, sì, sarà anche una squadra forte, ma Livorno ha tutte le carte in regola per vincere questo campionato. Mauro, a te ti chiedo, più forte analizzando appunto il campionato, questo Grosseto o l'Arezzo dello scorso anno, che poi il campionato l'ha vinto? Assolutamente l'Arezzo. L'Arezzo era una squadra superiore, secondo te? Assolutamente sì, anche come gioco. No, non c'è paragone, a meno per quello che abbiamo visto l'anno scorso e per quello che abbiamo visto ora a Grosseto, sono d'accordo anch'io con Nedo, non c'è paragone. L'Arezzo ha dimostrato di essere squadra, cioè, ha avuto un attimo di defiance,
La dirigenza, lo staff ha fatto tre acquisti che ha rivoluzionato la squadra e ha ripreso il suo cammino indisturbato fino alla conquista del campionato. Saldo in ogni reparto con un allenatore di categoria, con un direttore sportivo di categoria, insomma strutturata proprio per vincere, e quella è una squadra schiaccia sassi, Nedo, assolutamente. Infatti per il campionato l'ha vinto. A te Jacopo, e poi chiudiamo questa parentesi e torniamo pure a parlare proprio di cose strettamente nostre, non so se sei d'accordo con questa mia opinione. Il Grosseto ad oggi mi sembra più squadra dal punto di vista proprio dell'organizzazione del gioco. Anche a Livorno abbiamo visto comunque trame interessanti, abbiamo visto anche Rinaldini che è entrato solamente nel finale perché era a mezzo servizio, diciamo, però è dimostrato avere qualità. Ecco, una squadra tatticamente ben messa in campo e che gioca anche un calcio bello, o quantomeno bellino a vedersi. Livorno mi sembra una squadra più quadrata, più sanguigna, più solida dal punto di vista caratteriale. Non so se anche te hai avuto questa sensazione, cioè Grosseto più avanti da una parte, il Livorno meglio dall'altra. Sì, sono d'accordo, il Grosseto è ben apparecchiato in campo, poi... Bonucelli è una garanzia per questa categoria, una garanzia, anche la Pianese lo scorso anno ha fatto il miglior calcio del campionato. Esatto, e sa stare in campo, ha qualità, perché poi quando è entrato Rinaldini davvero ha ribaltato un'altra volta la partita, ha trascinato i compagni, però il Livorno, come dicevi te, io sono completamente d'accordo, ha la grinta. E ha la capacità di assorbire, di metabolizzare quella che è la mentalità di Favarin, e anche secondo me di spaventare il Grosseto sotto questo punto di vista. Quindi è per questo che prima dicevo sarà un campionato che si giocherà, no, colpo su colpo, perché il Grosseto ha qualità, diciamo gioca palla a terra tra virgolette, no? Invece il Livorno è arrembante, è un Livorno che ha qualità però non si ferma neanche dopo uno o due gol subiti, fino all'ultimo martella e fa paura, e quindi questa è una carta che torna utile poi agli Amaranto e che prende il nome soprattutto grazie a Favarin. Certo, la prossima giornata sarà anche interessante, non so Alessandro se regia è pronta già il prossimo turno, così gli diamo già un'occhiata, perché potrebbe dire molto per le zone alte della classifica. Eccola qua, vediamo al video, perché abbiamo detto del Livorno che ovviamente giocherà in casa contro San Sepolcro che viaggia con solamente 3 punti, ma interessante sarà soprattutto lo scontro diretto Tau-Grosseto, due squadre che navigano a 7, poi l'altra squadra a 7, il Figline, giocherà contro la Pianese, a partita non semplice appunto per i gialloblu. Questa, Mauro, sulla carta potrebbe essere una giornata, facendo tutti gli scongiuri, favorevole, perché Livorno ha un impegno casalingo non proibitivo, poi tutte le partite ovviamente hanno le loro difficoltà, sono da giocare. Il Grosseto va contro Tau, rivelazione di questa via di stagione, Tau che, vado a memoria, mi sembra non abbia nemmeno subito un gol fino a qui, impronta quindi di solidità. Cosa può dire questo turno? Cosa potrà dire? È molto interessante il Tau contro il Grosseto, vediamo un po' se il Tau è il Tau sorpresa oppure il Tau che dice Nedo. Vediamo. Ora, sì, sinceramente potrebbe essere la svolta a nostro favore per andare in testa alla classifica. Vediamo. E questo è Nedo, da un punto di vista morale, andiamo troppo avanti e Mari non porta benissimo, facendo tutti gli scongiuri, andare a un primo posto solitario, dal punto di vista, dicevo, morale, potrebbe fa scattare una scintilla ulteriore a questo gruppo che sembra comunque già giocare sull'ali dell'entusiasmo. Dunque, domenica potrebbero pareggiare Tau e Grosseto e noi potremmo vincere, no? E quindi ci sarebbe la possibilità di andare in testa con due... Facendo debiti scongiuri, perché poi se no ce ne fanno pesare. No. Si segnano tutto, Si segna... No, io mi rispondo alla tua domanda. Se andasse in testa e si comincerebbe a pensare di essere forti, però io ripeto, ci vuole calma perché il campionato è lungo e quindi niente, se si va in testa, ma non bisogna farsi prendere dall'euforia, insomma, sempre piedi ben saldi, e siccome poi ci sarà un'altra partita dopo il San Sepolcro che andrà affrontata, bisogna andarci con la stessa mentalità, non con l'idea perché sei primo, perché sei a Livorno, va lì, nulla. Quindi devi andare con la consapevolezza di dover affrontare un'altra battaglia, perché tanto saranno tutte battaglie. Livorno, se vuole vincere questo campionato, meno male che la squadra sembra che abbia questa caratteristica, no?
è la caratteristica principale che ci deve essere in una squadra. O giochi bene, 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 Bartano dice bene, l'Arezzo giocava molto bene. La squadra era così bene. Bene proprio. Oppure sei una squadra tosta che vuole arrivare. Allora ecco, con questa componente io credo che noi si possa andare avanti. Sulla partita contro il San Sepolcro ci concentreremo poi nella parte finale di trasmissione, adesso l'ultimo sacco pubblicitario. Noi dello studio immobiliare Melani Case da oltre 36 anni siamo inseriti nel mercato immobiliare di Livorno in provincia. Da sempre mettiamo la nostra esperienza al vostro servizio e siamo a fianco del cliente dalla visita dell'immobile al rocio notarile. Facciamo inoltre consulenze gratuite per la valutazione dell'immobile e offriamo servizi di ogni genere inerenti alla compravendita stessa. Vi aspettiamo dunque con fiducia presso i nostri uffici che si trovano a Livorno in piazza Tias 21C. Hai avuto un sinistro? Puoi far tornare la tua auto come nuova? Puoi farlo senza alcuna preoccupazione. Basta rivolgersi alla Carrozzeria Marsili. I titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro. Carrozzeria Marsili, a Livorno, in via Cessoni 59, telefono 0586 40 96 40. Dentisti il sorriso. Una realtà livornese al servizio del cittadino, con alta professionalità, costi sociali. Dentisti il sorriso, l'unico vero sorriso della tua città. La cura e l'affidabilità della tua auto ad un'azienda che si distingue per professionalità e tecnologia avanzata. Carrozzeria Roma, centro fiduciario dei marchi automobilistici più prestigiosi. Carrozzeria Roma, via Ugione 27, Livorno. Point di riferimento di restyling auto e sinistri vari. Più o meno, consulenza energetica, agenzia leader nel settore luce e gas. Operiamo volture, subentri, cambio fornitore e telefonia. Chiama Marco per una consulenza gratuita. Jacopo, che in queste prime tre giornate ha raccolto 3 punti, la vittoria in casa con l'Ovetana, ma anche 2 sconfitte pesanti per 4-0, la prima proprio contro il Grosseto, sì. La prima giornata e poi nell'ultimo turno contro il Tau. Questo significa che è una squadra con qualche difficoltà, quantomeno a livello difensivo. Sì, sì, e ora sicuramente avrà qualche difficoltà anche a livello mentale, no? Comunque nell'approccio della partita contro il Livorno, perché dovrà giocare sul campo del Picchi contro il Livorno, ma contro anche una tifoseria comunque calda. C'è da dire che io ora ho visto vidi gli highlights della partita contro il Grosseto, e comunque qualcosa costruì. È vero, sullo 0-0 esatto. Qualche occasione per andare in vantaggio. Quindi sicuramente anche lì, anche perché noi lo scorso anno commentavamo le partite quelle un po' più semplici sulla carta, che poi alla fine erano quelle crudeli per il Livorno, perché era quelle che sbagliava sempre il Livorno. Non sembra il caso di quest'anno, anche soltanto per la mentalità. Comunque cosa vuol dire? Che soprattutto in Serie D, il discorso che facevo anche Nando prima, magari il San Sepolcro ha perso 2 partite di fila, viene l'Armando Picchi, vuole invertire la rotta e tanto non ha niente da perdere, no, sotto quel punto di vista. Quindi non è una squadra da prendere sotto gamba sicuramente, però sulla carta il Livorno è avvantaggiato sia tatticamente sia anche dal punto di vista mentale. Mauro, queste dal punto di vista proprio mentale sono forse le partite più difficili da preparare, perché giochi in casa contro un avversario sulla carta inferiore, il rischio potrebbe essere quello di prendere magari un po' sotto gamba l'impegno, dice vabbè, tanto siamo più forti, alla fine non sembra il caso di questa squadra per come approccia le partite, però ecco, il rischio potrebbe essere questo. Il rischio sicuramente è quello di sottovalutare l'avversario o anche durante la partita, perché spesso l'approccio ce l'hai comunque in maniera di concentrazione, no? Piena. Poi magari sblocchi il risultato 1-0. Dice tutto facile. Capito? Allora magari crei un'altra occasione da gol e ti siedi e ti deconcentri. O almeno non hai più l'entusiasmo o la grinta che dovresti avere, il mordente, e lì a quel punto lì diventa pericoloso.
Di conseguenza la situazione è sempre quella, come dice Nedo, prendere ogni partita è una guerra ovviamente sportiva, ovviamente sportiva dal punto di vista etico, di massima sportività, ma con un agonismo pieno, con un mordente giusto, tutte le situazioni quelle che devono portare a casa il risultato. Nedo, te che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita... Ma io mi aspetto sempre la massima concentrazione, perché tanto se ci vai convinto di affrontare le pecore, e poi io ho sempre fatto un esempio, no? Io quando ero più giovane giocavo anche un po' a biliardo, sai, a boccine. Quando giocavo con uno che era forte mi galvanizzavo e spesso vincevo. Quando affrontavo uno che sapevo che non sapeva ciò, a volte alla fine ti ritrovavi a perdere la partita. Bisogna stare, perché la concentrazione è tutto, la motivazione è tutto. E quindi noi bisogna andare in campo con la consapevolezza che le partite vanno vinte. Per vincerle devi correre, perché anche se non giocano al tuo livello le squadre che affronti, ma in questo campionato ci sono tanti giovani che non ti fanno giocare se non corri, se non sei concentrato e se non arrivi prima sul pallone e le partite e non le vinci. Quindi bisogna affrontarle con questo spirito. Massima concentrazione sulle punte, non su Arcani, no? Come sulle punte, sempre pronti a scattare. Jacopo, poi c'è anche da sfatare, no? Un tabù, diciamo che Livorno in queste prime quattro uscite ufficiali è sempre subito gol nei primi 20-25 minuti. Questo può pesare a livello psicologico nell'approccio, oppure pensi che i risultati comunque positivi aiutano a dimenticare anche questo? E quanto è importante lavorare su questo aspetto ed il perché questi gol sono sempre arrivati in apertura di gara? Perché Livorno, se facciamo un po' mini film di questa vera stagione, ha sempre sofferto più nei primi tempi che nei secondi. No, allora, lavorare su questo è fondamentale. Sicuramente Favarin ci starà già lavorando, lo starà già facendo, perché comunque è soltanto questo, diciamo, tra virgolette, l'aspetto negativo della squadra, e quindi diciamo c'è questo da limare. È fondamentale non subire gol, perché poi ogni partita ha la sua storia e ogni partita poi prende una piega e magari senza poi lo si chiude e Livorno va in difficoltà, no? E ti va a complicare poi i piani. Sicuramente anche questo, anche su questo punto sarà fondamentale il punto di vista mentale, perché adagiarsi sugli allori, no? come diceva Mauro, può essere pericoloso. Magari arrivare in campo prendendo la sfida sotto gamba può essere pericoloso, perché può far subire un gol a Livorno. Ecco, quindi l'approccio sicuramente sarà essenziale, però sicuramente Favarin userà anche questa partita per dare, no, un nuovo senso, una nuova via anche a questo numero, a questo dato. Ancora un messaggio: in certe partite occorrerebbe giocare con un centrocampo più coperto. Questo è un po' quello che dicevi prima te, Mauro, no? Che magari in certe situazioni un doppio play davanti alla difesa per avere magari più copertura al reparto difensivo. Sì, anche perché non solo per la parte difensiva, che è importantissima, ma anche la fase di impostazione, perché hai la doppia opzione. Spesso l'avversario si chiude troppo e te non trovi sbocchi. Se c'hai doppia impostazione è molto più semplice trovare le alternative, specialmente sulle fasce e con i cross, con un attaccante come Cori potrebbe essere anche una situazione alternativa, che non abbiamo visti molti cross in queste tre partite. E volevo tornare sul discorso di sottovalutare la partita. Un altro aspetto pericoloso potrebbe essere quello di, siccome abbiamo sempre preso il primo gol e sempre partiti in svantaggio, sarebbe pericoloso riandare in svantaggio e pensare che sia una cosa normale e quindi riaffrontare la partita come se fossimo sullo 0-0. Guarda che è un ritorno psicologico non indifferente. Di conseguenza capire che se si va in svantaggio comunque sia bisogna mordere le caviglie, come dici te, ancora di più, e non che sia una consuetudine, sennò diventa una situazione difficile. Nado, su questo aspetto appunto l'abbiamo parlato anche prima, ma come mai secondo te Livorno, che abbiamo detto comunque da un punto di vista caratteriale da tutto,
spesso si trova a partire in svantaggio e il Livorno è prima a subire il colpo dell'avversario. Il vantaggio come mai? Si trova perché probabilmente in difesa qualcosa c'è da registrare. E anche lì ci vuole una concentrazione esagerata. Poi, insomma, poi è tutto un meccanismo che deve essere registrato. Ora non voglio dare la colpa alla difesa, sì, perché anche i centrocampisti, anche gli attaccanti, anche quando un attaccante perde palla, l'ho anche visto qualche volta da qualcuno, se te perdi palla in un momento del gioco delicato, la devi rincorrere, devi cercare di riconquistarla. Questa mentalità ci deve essere nella squadra, perché sennò poi anche chi viene a venire davanti a sé, l'avversario, e poi ho visto, no, poi passano su. Tanto il campo a volte tutto non lo copri sempre come deve essere coperto, ti trovi sguarnito tante volte, come è successo contro il 2-7, e poi ti fanno il gol. Quindi è tutto un meccanismo che va registrato, ma che deve partire dal centro avanti fino al portiere. Tutti devono essere consapevoli, ho detto ora a battuta, no? Non su tacchi ma sulle punte, devi essere sempre pronto, perché se perdi palla devi rincorrere l'avversario, devi voler riconquistare, perché io non posso vedere chi perde palla e poi fa e sta su, no, se fossi allenatore io sarebbe un lavoro. A proposito di allenatore, Jacopo, che scelte pensi farà Favarin dal punto di vista formazione? Abbiamo detto dei tanti indisponibili, quindi da certi punti di vista scelte anche un po' forse obbligate. Sì, allora, sicuramente saranno da valutare Cesarini e Brenna, anche se secondo me saranno regolarmente... Sì, abbiamo visto appunto Brenna, sì. Come dicevi giustamente te, è uscito acciaccato sabato scorso, però non sembrava un problema particolarmente... No, esatto, grave. Era perché, ora, quello che abbiamo visto noi, ha tenuto un'alta intensità fino all'85esimo, 86esimo, quindi ci può stare un po' di stanchezza e magari anche un po' di crampi. Secondo me più o meno andremo sulle scelte anche della scorsa domenica, perché chi oltre a Bartolini, che già non c'era, può darsi che riproponga poi Luci, magari Caponi, non lo so. Esatto, il ballottaggio forse è quello, sì, però sì. Anche forse gli risulta difficile lasciare fuori Luci, dopo che comunque sì. Ha fatto una prestazione anche in crescendo sabato scorso. No, secondo me dà ancora spazio a Luci e secondo me sarà sempre comunque una scelta tra Caponi e Luci, cioè due insieme, loro due insieme li vedremo poco? Sì, difficilmente secondo me, mi spiace. No. no, però secondo me li vedremo poco, perché hanno caratteristiche troppo simili, forse per l'idea di gioco che ha Favarin, no? Di un gioco propositivo e dinamico, si va un po' a perdere forse quella dinamicità, anche perché Caponi sta entrando in una condizione ottimale ora, no? Come l'hai visto a proposito? L'ho visto bene, anche Favarin nel post partita ha detto che anche lui l'ha visto meglio, ed è vero, no? Perché contro il Grosseto è entrato, si vedeva un po' sulle gambe. Fuori condizione, sì. La sensazione è stata un po' così. Poi comunque ha fatto un cross perfetto per Ronchi, ma quello era il cross della speranza, quindi... della disperazione, ma è andata a buon fine. Esatto, è andata a buon fine. Però già domenica abbiamo visto anche te, no? Cioè, nel senso, ha dato questa impressione di essere più dinamico, più meno sulle gambe, più reattivo e anche più nel vivo del gioco. Quindi, anche come diceva Nedo prima, Caponi, se rientra in forma al 100%, sarà una pedina essenziale, però difficilmente, secondo me, lo vedremo insieme a Luci per caratteristiche, no? Non per altro. Anche perché Caponi, Mauro, poi andiamo a chiudere. Ha un curriculum di tutto rispetto, Nedo diceva prima, a Pontedera ha giocato una vita in Serie C, è stata bandiera. Lo scorso anno a Pistoia è stato anche lì capitano. Questo ragazzo non solamente è sempre stato titolare, ma capitano, prima a Pontedera, poi a Pistoia. Quindi avere un Caponi al 100% sarebbe un ulteriore valore aggiunto, che forse potrebbe in qualche modo superire allo stop forzato di Bartolini, anche se ovviamente avrebbe fatto comodo Bartolini a disposizione. Sono due giocatori diversi. E Bartolini... A me, già dalla prima amichevole che ho seguito a Forte le Marmi, mi era subito piaciuto. E sinceramente e sicuramente Caponi è un valore aggiunto, però non è detto che possa giocare tutte le partite o che sia sempre al top. Poi l'allenatore che riesce a trovare un equilibrio al centrocampo, prima o poi deve trovare quello che è l'equilibrio giusto, quello che ti può dare la garanzia di filtro per la difesa e la garanzia di propulsione per l'attacco. Quindi non è detto che Caponi giochi, non è detto che
che giochi il nostro Luci, e magari potrebbe essere detto anche giocano tutti e due insieme. No, quello sì, questo è tutto. Sì. Saremo a vedere, tanto avremo già le prime mali indicazioni sabato nella conferenza stampa prepartita del tecnico Favarin. Noi siamo davvero in chiusura, tempo solamente di ringraziare gli ospiti che ci hanno fatto compagnia questa sera, a partire da Jacopo Morelli di Livorno 24. Jacopo, tanto ormai qui sei di casa, lo sappiamo. Ci vediamo. Quando non sei su quella sedia, no, la gente si preoccupa a casa. Ormai si preoccupano. Vediamo se Riccardo mi convoca la prossima settimana, se no sarà fra due settimane. Però vabbè, sono giovane, ma come dicevo, devo anche io riposare. Dare fiato. Anche Davide non riposa mai, non so come fa. Già a certa età. No, ogni tanto capace una o due volte durante la stagione mi dai il cambio che avrò bisogno magari di ripetere. Ciao, grazie a tutti, grazie. Grazie poi Mauro Martelli, presidente di Sportlandia, mental coach, atleta di Indoor Rowing con una svariata, quanti record alle spalle, medaglie, insomma. Fra record, medaglie, ne hai una marea, non finiremo più. Grazie Mauro, è stato un piacere. Ciao a tutti, un piacere, ciao, buonasera. Così come è stato un piacere avere in studio Nedo Di Batte, presidente del club in Campanile. Nedo, sai che le porte sono sempre aperte. Grazie a voi, grazie a tutti, io sono stato molto contento di essere qui stasera, intanto perché c'era Mauro Martelli, che è un carissimo amico, un campione. Un campione, esatto. Campione, quindi, e poi c'è mia nipote. Eccoci, pari di famiglia. Come se fossero tutti in famiglia. Una stazione di famiglia. E poi Davide, che ho visto nascere, si può dire, sportivamente parlando, lo schermo. Diciamo, e ti ho visto crescere anche come prima come opinionista, poi come interventi nelle trasmissioni, poi piano piano ti sei fatto un uomo. Vabbè, ma non parliamo di me, metti in imbarazzo. Quindi sono stato contento di essere con voi. È sempre stato, Naido, è sempre un piacere. Il ringraziamento finale va come sempre a voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento con Avanti Livorno è per giovedì prossimo alle 20.30 circa, quando commenteremo la prova degli Amaranto contro il Sansepolcro, volgendo poi lo sguardo al successivo impegno contro il Chiviborgo. Grazie ancora e buon proseguimento di serata.